vari punti della città di Messina totalmente al buio. E quanto è emerso da un breve giro effettuato anche grazie a delle segnalazioni inviate alla nostra redazione da parte di alcuni cittadini. È più di un anno che io passo e rispasso in questa traversa e le luminarie sono state sempre spente. Abbiamo fatto più volte le segnalazioni, ci hanno detto che massimo entro 5 giorni intervenivano, ma mai si è visto nessuno. Cioè qui se non fosse per le luci dell'Italgas sarebbe totalmente al buio. Sì, sì. Oltre l'illuminazione possiamo vedere anche che i dombini sono colmi di terra, le platte e i topi passeggiano. Oltre alla via Roma e alla via Croce Rossa che abbiamo appena visto, la situazione in pieno centro non è delle migliori. Infatti via del Vespro, via Sant'Elia sono anch'esse spente. In particolare in via Sant'Elia l'illuminazione pubblica manca da almeno 2 anni. Mentre in zona nord il buio più totale incombe sul viale Giostra Alto, via Monte Scuderi, via Caronie, via Madonie e via Appennini. Zona questa dove persino gli uffici del quinto quartiere sono ingoiati dal buio più profondo. Qui siamo in questa zona, siamo al buio da ormai quasi 5 giorni. Non si vede niente completamente, già che di sera io non esco. Però vabbè, avere illuminazione, insomma. Sì, era buio proprio completamente. L'altro giorno c'era un ragazzo con la bicicletta, non si vedeva niente. E lo stavano pure investendo. Ogni 2-3 al buio, completamente al buio. D'accordo. Non si usci neanche la sera alle 8, che è pericoloso. Dico, ci sono delle signore anche anziane per buttare la spazzatura, sì, dei bambini. Tante volte per esempio uscendo l'anziana che va all'edicola, che se ne mettono anche, sono al buio, eccetera, eccetera. Certo, va bene. Che li accompagniamo direttamente noi, a casa a volte capita. Grazie. Prego. Più di una settimana, ma non gliene frega niente nessuno perché siamo a Giostra e abbiamo discutendo. Ma voi vi siete lamentati anche come esercizio commerciale in qualche modo, è anche un po' pericoloso. Certo, insomma. Anzi, noi abbiamo i fari, abbiamo dovuto accendere altri 2 fari perché eravamo completamente al buio, quindi qualcosa dovevamo fare. Ma chiudendo loro, non c'è più. Lei è una signora che abita qui di fronte, chiudendo noi alle 10:30 di sera, è tutto al buio, tutto al buio. Il consigliere della quinta circoscrizione Giovanni Bucalo ha più volte sollecitato il responsabile della pubblica illuminazione per il comune di Messina, ingegner Sallimbeni, a porre rimedio, ma allo stato attuale la soluzione vede tutt'altro che luce. E nonostante il disagio, la gente del quartiere vive la situazione con naturalezza e la affronta con estrema filosofia.